Bentrovati anche alla pagina sportiva del TG Noi. In primo piano il ciclismo, si preannuncia un Giro di Toscana femminile davvero esaltante, quello che scatterà la prossima settimana. Da venerdì 12 a domenica 14 settembre, tre tappe sotto il segno di Michela Fanini. Tre tappe, 232 km, 130 atlete al via, sono gli ingredienti del Giro di Toscana internazionale femminile. La corsa è intitolata Michela Fanini, che in questo 2014 celebra un anniversario importante, i 20 anni esatti dalla scomparsa della grande campionessa. Il palazzo di vetro della Fondazione Lazzareschi a Porcari ha ospitato la cerimonia di presentazione. Si comincia venerdì 12 settembre con il cronoprologo di Campi Bisenzio, 2 km e 200 metri insidiosi. Sabato la tappa Segrumigno-Porcari-Segrumigno, 133 km, caratterizzati dagli strappi di Segrumigno e Monte. Domenica l'ultima tappa da Lucca Capannori, 96 km, che saranno tutto fuorché una passerella. Un giro più corto rispetto al solito, ma comunque tre giorni intensi. Parlare di vent'anni di Michela, per un padre, Michela è stata una grande campionessa che a 21 anni mi ha lasciato una grande carica in tutti noi, che ci ha portato a parlare di lei per 20 anni con questo giro internazionale femminile. Siamo molto soddisfatti, lei a 21 anni ci ha lasciato un segno in tutto il mondo, perché sono nate piazze, vie, strade in tutta Italia, senza calcolare in Francia, ricordi nei vari musei, eccetera, eccetera. Quindi il parlare di Michela di 20 anni a volte mi fa male, però siamo arrivati. Non poteva mancare anche quest'anno il Giro della Toscana femminile, perché sicuramente si va a ricordare qualcosa di meraviglioso, io dico, perché la figlia è sicuramente qualcosa che ha dato i Natali ad un'importanza del Giro veramente encomiabile. Quindi io credo che questo debba essere un momento di riflessione, ma credo anche un momento di continuità. E credo che forse Brunello non possa abbandonare una cosa del genere, che sicuramente ci farà rivivere momenti importanti anche per il futuro. Saranno tanti momenti dedicati a Michela, tra questi domenica alle 13:10 l'intitolazione in sua memoria della pista ciclabile di Via della Madonnina. È un grande piacere, perché Michela è stata una campionessa che ha mosso i primi passi e ha iniziato ad andare in bicicletta sul nostro territorio e ha portato il ciclismo femminile veramente a livelli altissimi, quindi ci fa davvero molto piacere. Nel corso della presentazione sono state mostrate le 5 maglie ufficiali e le 4 speciali, che saranno messe in palio tutti i giorni nelle tre tappe in programma. E adesso il calcio, la Lucchese, è iniziata la stagione 2014-2015 della trasmissione Curva Ovest su Noi TV e il primo ospite è stato Elia Chianese. È uno degli eroi del ritorno in Serie C e non vede l'ora di giocare in quel campionato che ha conquistato sul campo. È stato Elia Chianese il protagonista della prima puntata stagionale di Curva Ovest. Ancora fermo per un problema al piede che gli ha fatto saltare anche la parte finale della scorsa stagione, il fantasista rossonero è stato il primo ospite del nuovo ciclo di trasmissioni dedicate alla Lucchese, come sempre in diretta ogni giovedì sera alle ore 21. Insieme ai commenti di Fabrizio Vincenti, direttore di GazzettaLucchese.it, e alla conduzione di Guido Casotti, sono stati gli spettatori da casa e i loro SMS i protagonisti. Nel tifo si respira l'entusiasmo per il campionato di Lega Pro. A mister Pagliuca e alla sua rosa imbottita di giovani spetterà il duro compito di non deluderli. Chianese ci crede e tra 2 settimane dovrebbe ritornare in campo. A proposito di nuove leve, nel gruppo ingaggiato nelle ultime ore di mercato spicca Matteo Bacchini, difensore classe 95, proveniente dall'Empoli. Ho fatto tutta la trafila delle giovanili a Empoli, circa dagli esordienti fino alla primavera l'anno scorso, e adesso ho fatto tutta la preparazione con la prima squadra di mister Sarri. È stata un'esperienza molto, molto formativa, in cui ti metti a confronto con giocatori veri, giocatori proprio da Serie A, e appunto sono contento di essere venuto qui, e in cui le cose che ho imparato nella prima fase della preparazione posso usarle qui, a questa nuova esperienza.
Ancora il calcio, il Viareggio 2014 ha perso per 3-0 un'amichevole giocata contro il Tutto Cuoio allo stadio dei Pini. Tra i bianconeri sono stati utilizzati alcuni elementi ancora in prova, oltre quelli già tesserati. Fra questi però non ha giocato l'ultimo ingaggiato, Gianluca Martinelli, terzino che arriva dal Pietrasanta. Le zebre sono andate vicino al gol con Scandurra, bene il centrocampo con Buglio, Reccolani e Mariani. Una notizia di tennis, Tatiana Pieri sta partecipando a Sinalunga ai campionati italiani Under 16 e pensate che la Pieri è testa di serie numero 1 nonostante sia il primo anno nel quale approda a questa categoria. Tatiana è già arrivata alle semifinali, gli facciamo un grande in bocca al lupo per il proseguo del torneo. Chiudiamo con una notizia di canoa, grande prestazione sportiva per il circolo canoa kayak Massarosa. Alle finali nazionali del canoa giovani e meeting delle regioni organizzate dalla Federazione Italiana Canoa e Kayak. Ben 14 le medaglie conquistate complessivamente sono andate a Matilda Datofori, Marco e Francesco Bargellini, Marco Bertilotti, Veronica Gemignani, Leonardo Ricci, Alice Galleri e Diana da Tofori. È tutto anche per lo sport, adesso di nuovo la pubblicità, poi la terza e ultima parte del TG Noi.